100 curiosità su Steven Universe. Ho deciso di rifare questo video alla luce dei nuovi aggiornamenti perché quello vecchio fa schifo. Fine. Vi ricordo che questo video contiene spoiler su Steven Universe fino alla fine della quinta stagione. In che anno è ambientato Steven Universe? Non si sa. Vuole di proposito essere un miscuglio di più epoche per evocare la nostalgia dei decenni passati, ma Steven Universe è comunque ambientato circa i giorni nostri. Le gemme non hanno orecchie, né seni, né ombelico. Si tratta di elementi umani che sono stati tolti per rendere le gemme facilmente distinguibili dagli esseri umani, ma non troppo. Si tratta infatti di particolari che non si notano particolarmente e che quindi erano sacrificabili. Le uniche eccezioni sono ametista e quarzo rosa che effettivamente sono cresciute fra gli umani, amandoli e imitandoli. Sono le uniche a mangiare, dormire e partorire come se fosse normale. Inizialmente Garnet doveva chiamarsi Rodolite nell'edizione italiana. I capelli di Steven non sono semplicemente ricci, ma sono a forma di rosa. L'incontro fra Robin e Zaffiro in Jailbreak è una citazione a Pasu e Shita in Laputa di Hayao Miyazaki. L'aspetto esteriore delle gemme è legato anche alla loro età mentale. Aquamarina e Ametista sono senza dubbio più immature di Diamante Giallo e Diamante Bianco o Agata. La stessa regola vale probabilmente anche per le fusioni. La posizione delle gemme sulle gemme non è casuale. Se si trovano in un punto simmetrico, la gemma è di solito più completa ed equilibrata, mentre se si trova in un punto asimmetrico, di solito è più squilibrata o si sente incompleta senza un'altra. Perla, Peridot e Diamante Bianco hanno la gemma in fronte perché sono più razionali e logiche, usano la mente. La gemma di Ametista e di Bismuth è sul cuore perché si fanno tutte e due guidare dalle emozioni. Le gemme di Rubino, Zaffiro e Podpaccia sono sulle mani, che sono il simbolo di unione, comunicazione con gli altri, e ricordate che con la destra si tiene la spada e con la sinistra lo scudo. La gemma di Lapislazzuli si trova fra le scapole, il simbolo delle ali, dell'introversione e anche un simbolo molto erotico a livello internazionale. Rebecca Sugar stessa ha aggiunto che la gemma si trova in un punto che sottolinea la sua vulnerabilità. Jasper l'ha sul naso, che è il punto da proteggere nei combattimenti. Diamante blu e diamante giallo sul petto, più in alto del cuore, come simbolo di autorità. La gemma di occhietto è sull'occhio perché è accecata dalla rabbia. La gemma di acquamarina è sulla guancia ed è a forma di goccia, come per dire che finge e imbroglia. Sapete, no? Sembra che pianga, ma non lo fa. Le due topazio hanno le orecchie coperte come da cuffie, come se non potessero ascoltare altro che una sola voce. Le gemme dei due zirconi sono sul petto, in una zona da papillon o da cravatta, una cosa tipica da avvocati. Smeraldo, invece, ha una gemma sull'occhio per fare una citazione a Capitan Harlock e a Vegeta. La gemma di Steven, quarzo rosa e diamante rosa, è sull'ombelico, ovvero il punto che collega la madre al proprio figlio. Dopotutto sono tre personaggi che hanno un ruolo molto legato al concetto di madre e figlio. Rutilo ha la gemma nel punto in cui si incontra e si divide dalla sua gemella. Rodonite ha le gemme sull'ombelico, la zona materna della madre, e sul cuore, la zona emotiva. Il compleanno di Steven è il 15 agosto. Raven Mollisi ha confermato che il signor Smiley e il signor Frowny fossero gay e amanti. Rebecca Sugar ha confermato che la saliva di Steven avrebbe potuto riparare il geode. L'episodio Biglia Follia inizialmente doveva essere molto più simile a quello di Scaramillo, con Steven che si affezionava a una biglia che poi veniva distrutta da Peridot. Ci sono alcune gemme che Rebecca Sugar ha deciso di non inserire nella serie, per esempio Eliotropio, staccata dalla sua gemella alla nascita, ora la cerca disperatamente. Oppure Occhio di Tigre, che inizialmente doveva essere una gemma muta che si muoveva su quattro zampe e parlava solo con gli animali. Topazio all'inizio doveva essere una gemma molto aristocratica e piena di preconcetti. Nell'episodio Una fusione armonica, inizialmente Connie avrebbe dovuto fare seriamente del male al bambino e rompergli molto più che un braccio. Il Keystone Motel esiste davvero ed è un luogo reale. Dopo l'uscita dell'episodio, su alcuni siti apparvero delle recensioni fasulle del tipo "Non c'è più acqua in piscina" o "Arriva del freddo dalla stanza accanto" o ancora "Nell'area ristoro ci sono stati comportamenti indecorosi" o ancora "In questa zona vendono solo pizza al trancio" e fu la Creuniverse stessa a dover fermare la cosa via Twitter. Beach City è ispirata ad alcune città reali degli Stati Uniti, anche se il luogo più emblematico in assoluto è Mamma Maria. Molti personaggi di Steven Universe sono doppiati da cantanti famosi, fra cui Nicki Minaj, Estelle e Christine Ebersole. Le stanze all'interno del tempio rappresentano la mente delle gemme. Ametista è confusa, piena di cose in testa e non fa mai ordine. C'è solo la furtiva, un mostro che continua a distruggere l'identità di Ametista e a metterla in dubbio. La mente di Perla è così ordinata e pulita da sembrare vuota, ma cose orribili possono venire a galla. La stanza di Sardonice è uno show egocentrico dove tutto è spettacolare, mentre la stanza di Steven è aperta a infinite possibilità e ha un cielo che rappresenta ciò che Steven prova. Se triste piove, se arrabbiato tuona e se tranquillo è una crociera di nuvole rosa. La colazione di Steven è la torta del matrimonio di Garnet.
Il libro che Greg legge per costruire una navicella ora si trova nella testa di Perla. La lametta che Garnet regalò a Steven è la stessa con cui si radda il suo matrimonio. Nel corso della serie appare una Nintendo 64 con il gioco di Golf Quest Mini, che ha chiari riferimenti a Pokémon rosso e blu. Nella stanza di Steven appaiono anche Pikachu, Sonic, Final Fantasy. Solo nel fumetto Five Nights at Freddy, il Penny gigante di Batman, il GameCube con Animal Crossing e Ocarina of Time, Yoshi, Jigglypuff, Beedrill, Woody di Toy Story, Sailor Moon, DuckTales. Inoltre il vestito di Connie è lo stesso di Gohan di Dragon Ball. L'episodio del Keystone Motel è un riferimento a In viaggio con Pippo, in continuazione. Quando Connie nella sua prima missione parla di un cartone, parla di Scooby-Doo. L'aspetto esteriore di Diamante Bianco si rifà all'artista Nell Brinkley. Il titolo Dewey Wins per l'episodio 5 della quinta stagione ha una storia interessante. Nel titolo è scritto che Dewey vince le elezioni, ma in realtà le perde. Si tratta di un riferimento a Dewey Wins, il titolo di giornale che per errore disse che Dewey era diventato presidente quando in realtà era Truman ad aver vinto le elezioni. Molte scene delle serie arrivano da anime molto famosi. Si tratta di continui riferimenti fatti o da Rebecca Sugar o dal resto della Crew Universe. Lady Lilith, la prima moglie di Adamo, viene trasformata in un mostro e imprigionata in fondo al mare dal mare stesso per aver cercato di imbrogliare Adamo con la sua sensualità perché non comprende davvero fino in fondo l'amore. Vi ricorda nulla? Sul furgone di Greg troviamo un album di Stella, parodia di Estelle. Steven e le Crystal Gems hanno fatto vari cameo in varie serie TV. Ardhanarishvara è una dea indù fusione di Shiva e Parvati, un dio e una dea blu e rossi, e si tratta di sicuro dell'ispirazione per Garnet. Si tratta di due dei, uno rosso e uno blu, fusi in uno solo, Ardhanarishvara. La fotografia settecentesca delle gemme è una parodia del quadro di Watson e lo squalo del 1778. Inizialmente Zaffiro doveva avere due occhi. Una delle armi che nella serie non sono apparse, ma di cui parla il libro Heart and Origins, è un visore simile a quello di Dragon Ball, ma che non mostra la forza fisica, ma quella psicologica, indicandone tutte le debolezze per annientare il nemico dall'interno. L'episodio Kiki consegna a domicilio è un riferimento al film di Hayao Miyazaki Kiki consegna a domicilio, opera che Rebecca Sugar ovviamente adora. Garnet, combattendo i cocomeri, prende la stessa posa del Baby Fighter, una famosa statua di Oslo. I quattro diamanti corrispondono ai quattro temperamenti dell'antica Grecia. Collerico, il cui simbolo è il colore giallo, un atteggiamento autoritario, severo, coraggioso, attivo, aggressivo, ma anche impulsivo. Il melanconico, il cui simbolo è il colore blu, un atteggiamento rassegnato, sconfitto, piegato, triste, introverso, riservato, emozionale, riflessivo. Il sanguigno, il cui simbolo è il colore rosso o il colore rosa, ovvero allegro, estroverso, emozionale, creativo, chiacchierone, empatico, artistico e comunicativo. E il quarto temperamento è il flemmatico, il cui simbolo è il colore bianco, ovvero fermo, poco attivo, preciso, calcolatore, poco aperto e svogliato, concentrato, paziente, apatico. Potevamo prevederlo dalla prima stagione, ma non ci ha pensato nessuno. Sempre i quattro diamanti hanno un vestiario e un aspetto esteriore ispirato a personaggi archetipici femminili. Diamante blu, per esempio, è Maria di Nazareth. Un lungo velo blu, un'enorme sofferenza per la perdita di una persona cara, un pianto infinito di una madre devastata. Diamante giallo e diamante bianco sono ancora un mistero per me. Diamante bianco è bianca, è ferma come una statua e ha delle colonne doriche come tacchi. Inoltre è gigantesca, è chiusa in un tempio, ha un simbolo in fronte ed è una calcolatrice come l'Atena Parthenos di Fidia. La dea della guerra, la cui statua non esiste più purtroppo. Molte cose corrispondono, ma due ancora mancano. Le colonne non dovrebbero essere doriche, ma ioniche. E il vestito è inadatto. Al contrario, l'appellativo di dea della guerra è molto più adatto a diamante giallo, che ha un'armatura dorata molto più simile a quella di Atena. Per quanto riguarda invece diamante rosa, molti hanno fatto notare come il suo vestito sia simile a quello di un giullare, ma io sinceramente ho notato anche altre somiglianze, per esempio con quello di It, il clown del 2017. Lo stesso identico vestito, le stesse scarpe, la stessa acconciatura. In più si possono notare somiglianze anche con Marilyn Monroe, e, anche se in modo abbastanza velato, con Trilli di Peter Pan. Petey, nella versione originale, è doppiato da Dewey di Malcolm. Lars, invece, è doppiato da Han di Two Broke Girls. Smeraldo è doppiata da Jinx Monsoon, che chiese pubblicamente a Rebecca Sugar di poter doppiare una gemma per lei. I poteri, l'aspetto e le caratteristiche di ogni gemma dipendono dal significato e dalle proprietà delle gemme reali. Il quarzo rosa è la pietra che indica la madre, la protezione, l'amore, il sacrificio. In alchimia il quarzo rosa era la pietra che curava da ogni male. E che spiega le lacrime curative e spiega il motivo per cui Diamante Rosa abbia scelto di essere proprio un quarzo rosa.
Il diamante rosa ha lo stesso significato di un diamante qualsiasi, ovvero l'assoluta perfezione, una resistenza incredibile, infatti i diamanti sono quasi indistruttibili, e una preziosità elevatissima. Ma il diamante rosa è anche il più impuro. È un po' come se fosse il diamante che non vuole essere un diamante. La perla, simbolo di femminilità, è simbolo di Venere. La perla è pulizia, precisione, perfezione, equilibrio. Le perle sono in grado di creare copie di se stesse, che però sono false perle, molto più fragili e impure. Associate ai maggiordomi, è molto meno preziosa del diamante, anche se molto pregiata. Le perle sono fatte a strati. Al centro, infatti, hanno strati concentrici, uno diverso dall'altro, che si creano ogni volta che la gemma subisce un trauma. Per le perle reali, in genere, si tratta di cambi di stagione, ma per la nostra perla si tratta piuttosto della nascita di Steven, la corruzione, la frantumazione di diamante rosa e la scelta di abbandonare ogni cosa. Bisogna anche ricordare che se una perla cade e si crepa, non può mai più tornare come era prima. Lo zaffiro è una gemma preziosa e pregiata, legata al mare e al ghiaccio. È opposta al rubino, in quanto molto simile ma anche molto più raffinata. In più, sapete, no? Rosso, blu sono due opposti. Nel Medioevo era lo zaffiro la pietra delle veggenti e di chi voleva conoscere il proprio destino. La Padparacha o Padparashka è uno zaffiro uscito male. Si tratta di zaffiri rosa o arancioni, molto più fragili e impuri rispetto a uno zaffiro. Per questo Padparacha prevede il futuro quando ormai è troppo tardi. È uno zaffiro uscito male. Il rubino è la gemma del calore, della fiamma, dell'ardore, della rabbia e della forza. Tutte caratteristiche, beh, dei rubini. Il granato è simbolo d'amore e di forza. L'ametista è la gemma della sobrietà, della serietà, dell'educazione, oltre che della forza fisica. E Rebecca Sugar si deve essere divertita nel darle connotazioni completamente opposte. Queste caratteristiche, infatti, sono solo richieste e pretese dalle ametiste, ma non sono la loro vera natura. La lapislazzuli era per gli egizi il simbolo del cielo, per i greci il simbolo del mare. In tutte le culture la lapislazzuli è legata al potere degli dei, per esempio al potere di creare il mondo, terraformare. Il peridoto è il simbolo della matematica e della logica. Le fusioni come sugilite, rodonite, fluorite, sardonici, opale, quarzo fumé e quarzo arcobaleno sono gemme complesse che non hanno un significato specifico, ma che somigliano molto alle gemme da cui prendono forma. Al contrario, la malachite ha una proprietà particolare. Se non trattata, è tossica, come la relazione fra lapis e jasper. Il bismuto è una gemma omonima del famoso metallo. Sì, avete capito, non è un metallo, è una gemma. Il metallo del bismuto è grigio e viene usato per creare leghe, soprattutto per edifici e armi. La gemma di bismuto è invece iridescente dalla forma molto particolare, simile a una piramide. È una delle gemme che più resistono al calore. Ogni metallo ha una versione gemma di se stessa, per esempio esiste anche la gemma di oro. La nefrite è una gemma simile alla giada. Ha un particolare unico nel suo genere. Quando i reni umani producono dei calcoli, ovvero dei sassolini che vanno espulsi dalle vie urinarie, che dolore, beh, si tratta di piccoli nefriti. Si tratta di gemme acide, non sorprende che nefrite da corrotta sputi sostanze corrosive. Lo smeraldo è la gemma dei piloti, della guida, per esempio di navicelle spaziali. Le ametiste, corniole, diaspre e citrine sono tutte quante quarzi dal significato molto simile. L'alessandrite è una gemma che cambia colore in base alla luce e alla sua inclinazione. La grossularia ha circa lo stesso significato del granato. È un mistero il motivo per cui sia un pilota a capo delle nefriti. Scelta di Rebecca Sugar. Il rutilo si dice aiuti a superare le fobie. Forse per questo si illumina, per la paura del buio. Il diaspro è simbolo di testardaggine, forza, violenza, stupro e tradimento. In altre culture però è fedeltà, altruismo e solidarietà. Un grappolo è un insieme di gemme appiccicate fra di loro. È un termine tecnico. L'acqua marina è una gemma che rappresenta l'acqua, come suggerisce il nome, il mare, come suggerisce il nome, il vento e la purezza, come quella di un bambino, ma è anche famosa per essere una delle gemme più falsificate al mondo. Spesso vengono venduti pezzi di vetro che vengono poi chiamati acquamarine. La vera gemma è in realtà molto preziosa. Forse per questo acquamarina è così falsa. Il topazio è una gemma molto resistente, come il peridoto. Infatti la nostra topazio resiste in continuazione dentro e fuori, sia col fisico sia con la mente, e continua a farlo senza fiatare. Lo zircone è la gemma del relax e della calma, e infatti zircone blu è agitatissima, ma anche della lotta alle ingiustizie, un po' come la lotta che fanno gli avvocati, credo. Le agate sono gemme molto usate nella bigiotteria per anziani e in molti film sono indossate da matrigni, gestitrici di orfanotrofi e insegnanti severe. Non tutti hanno capito che la gigantessa del tempio di Steven è la fusione di rubino, zaffiro, ametista, perla e diamante rosa, ovvero la gigantessa che salvò i fondatori di Beach City.
Nell'episodio Il fodero della mamma vediamo attivarsi per la primissima volta il potere fluttuante di Steven. Nell'episodio Mr. Greg vediamo attivarsi per la prima volta l'onda rosa di empatia di Steven. Come spiegato da Garnet, i poteri di Steven dipendono dalle sue emozioni: gioia per volare, paura per la bolla, coraggio per lo scudo, preoccupazione per i sogni, tristezza per le lacrime, calma per la saliva ed empatia per l'onda rosa. Chissà se arriverà mai un potere per la rabbia, forse la corruzione? Beach City si trova in uno stato degli Stati Uniti chiamato Delmarva. Nella serie viene anche nominato uno stato chiamato Obama. Rebecca Sugar ha lavorato a molti cartoni animati, fra cui Adventure Time, dove ha fatto quasi tutte le canzoni e ha evoluto i personaggi di Marceline, Re Ghiaccio e Gomma Rosa, Hotel Transylvania, dove si è occupata delle gag comiche e degli storyboard, e OK K.O., che è completamente suo. I luoghi che Steven propone come nascondiglio per i cannoni di luce non sono affatto casuali. Serve il cannone di mamma, devi sapere dove si trova. Non so, dentro una grotta, camuffato in una nuvola, o chiuso in un'ostrica in fondo all'oceano. Va sulla terra, dicevano. La frase detta da Peridot è una citazione ad Asterix e Obelix. Questa frase viene detta da un romano in Le 12 fatiche di Asterix. Il gatto di Rebecca Sugar si chiama Leone. La gemma preferita di Rebecca Sugar è il rubino. La copertina di True Romance, l'album di Estelle, è stata fatta da Rebecca Sugar. Fra le idee scartate per Steven Universe c'è la fusione fra Steven e Leone. Tutte le gemme uguali hanno la stessa doppiatrice, tranne una, Perla Bianca, doppiata da Diamante Bianco. Vidalia è doppiata dalla produttrice della serie. La canzone dei titoli di coda, invece, è doppiata da Rebecca Sugar. Un'azienda di surgelati aveva proposto di mettere in vendita davvero i Cookie Cat. L'episodio preferito del doppiatore originale di Steven è Steven e gli Stevens. Il mio, sinceramente, è il numero 151 e giuro che è una coincidenza. Per la doppiatrice di Peridot è troppo basse per salire, per Stivonni è 2x1, per Connie è libro aperto. Il più difficile da fare per Rebecca Sugar è stato il signor Greg, che è anche il suo preferito, a pari merito con Jailbreak. Il personaggio preferito di Rebecca è Greg. L'episodio più premiato è La risposta. Il colore prevalente negli occhiali di Garnet indica la gemma che in quella scena ha più controllo. Se è azzurro è zaffiro, se è rosso è rubino. Questo però non vale per la prima stagione e per gli altri occhiali di Garnet. Nel video originale, a questo punto, rivelavo l'esistenza di un film di Steven Universe. Che ironia, però lo avete, godetevelo. In Le nuove Crystal Gems, le gemme prendono il ruolo per cui le doppiatrici si erano proposte, cioè Lapislazzuli per doppiare Ametista, Connie per doppiare Steven, Peridot per doppiare Garnet, anche se in realtà Peridot si era proposta anche per doppiare Ametista, Perla e Steven. In ogni scena in cui un personaggio ne colpisce un altro, nella versione britannica della serie, è stato messo un flash per censurare il tutto. L'ordine degli episodi di Steven Universe è stato cambiato 3 volte, l'ordine ufficiale, quello attuale e quello di Netflix. L'albero nella criniera di Leone è simile a quello a cui Perla era molto affezionata. L'unica scena tagliata conosciuta di Steven Universe è quella in cui Ametista spiega a Peridot come modificare il proprio corpo per poter mangiare nell'ultimo episodio della seconda stagione. È stato censurato perché poi Ametista avrebbe spiegato anche, e lì sarebbe stata la gag comica, come far uscire il cibo. Anche se qualcuno non lo sa, oltre agli episodi di Steven Universe ne esistono 12 speciali più corti. In Steven Universe tutte le famiglie nucleari hanno un problema di conflitto con i figli, le non nucleari invece sono sempre ben unite. La stagione con più canzoni è la prima, con 13 canzoni, quella che ne ha di meno è la quarta, che ne ha 3. I fiori che Rubino indossa al matrimonio sono ortensie, scelte da Rebecca Sugar perché indossate da una sua amica al suo matrimonio. In tutti i numeri che ci sono nella Perla di Perla appare un 555, un suffisso che non esiste e che è stato creato e pensato appositamente per il cinema. La porta della casa di Steven cambia lato dei cardini in modo casuale, così come il numero dei gradini per arrivarci. Al ritorno di Bismuth tutte le gemme lasciano cadere la lattina, ma quella di Perla è l'unica piena, perché Perla è l'unica che si rifiuta di bere e mangiare. La Star Skipper, la nave di Stivonni, ha lo stesso nome della nave del padre di Finn in Adventure Time. Il motivo per cui le ametiste dello zoo umano guardano male Ametista è che si è trasformata in un'ametista di diamante bianco e non in un'ametista di diamante blu o rosa. Rebecca Sugar ha rivelato di essersi ispirata a The Legend of Zelda per Zaffiro e a Super Mario per Padparacha. Scolorite è il termine tecnico con cui ci si riferisce alle gemme uscite male nel mondo reale. Fra le gemme scolorite dovevano esserci Flint e Chert, 2 quarzi grigi giudicate scolorite per i loro ideali, ma l'idea venne poi scartata perché altrimenti le off-colors sarebbero diventate davvero troppe. Il libro che Connie tiene in mano nella sigla è Nelle pieghe del tempo.
Lo scarabeo celeste e quello terrestre sono stati descritti da Rebecca Sugar come piccole gemme, più piccole di acqua marina, e che osservano attentamente ciò che le circonda e parlano solo in rari casi. Chatuski è un'altra gemma eliminata, una gemma caduta sulla Terra molto prima dell'arrivo di Diamante Rosa, quando i dinosauri popolavano il pianeta. Non avendo uno scopo, si è addormentata e congelata, e da allora aspetta l'arrivo dei diamanti. Caso mai ve lo foste chiesti, questo è l'aspetto del grappolo come mostrato nel libro di Art and Origins. Per una gemma scartata, Concrete, Rebecca Sugar è stata accusata di razzismo. Concrete, infatti, è una gemma degli elementi afroamericani che compare solo nell'Art and Origins americano. È una gemma debole e analfabeta, e questo è bastato per l'accusa, che è caduta subito a causa dell'intero resto della serie di Steven Universe, dove evidentemente si difendono ideali antirazzisti. E comunque anche l'anima gemella di Rebecca Sugar è di colore, quindi... Peridot ha confermato che la capigliatura delle gemme dipende dalla quantità di ferro nel terreno. Il fiore della gemma corrotta del Kindergarten è una principessa serena di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il clan Takeda, una grande famiglia giapponese, ha da 1000 anni questo simbolo, che è il simbolo dei diamanti. È il simbolo dei diamanti, solo che è orizzontale. Il titolo Lars of the Stars è un riferimento a Kirby of the Stars. Il titolo italiano, Battaglie Stellari, è un riferimento a Guerre Stellari ed era anche l'unica parodia del titolo che ancora nessuno aveva usato. L'intero episodio di Lars of the Stars è una citazione, la composizione dei personaggi si riferisce a Star Trek, il mantello e dilatatore di Lars a Capitan Harlock, che è il pirata spaziale il cui nemico è, guarda caso, Esmeralda. Esmeralda è sicuramente una citazione a questo particolare. Ritraimi come una delle tue ametiste è un riferimento a Titanic di James Cameron. La scena in cui Garnet e Steven seguono il gattino fra le fronde è un forte riferimento a Il mio vicino Totoro, sempre di Hayao Miyazaki. Nell'edizione italiana Garnet si riferisce al gatto al femminile, questo perché nella versione originale non viene specificato se quel gatto sia maschio o femmina, ma quel gatto è sicuramente femmina. Per una questione di DNA, tutti i gatti con tre colori sono sempre e solo femmine, i maschi possono averne solo uno o due. Rebecca Sugar ha confermato che le lapislazzuli normalmente indosserebbero delle scarpe. Lapislazzuli è la prima gemma disegnata da Rebecca Sugar ai tempi del liceo. Lars e Sadie sono invece i primi personaggi disegnati in assoluto. Un fan ha chiesto a Rebecca Sugar che gemme sarebbero i personaggi di Gravity Falls. Ha risposto che Mabel sarebbe una Tuktupite, Dipper un Larimar e Zio Stan una Pirite. La off-color preferita da Rebecca Sugar è Rodonite. Il motivo per cui Rebecca Sugar ha scelto Nora come nome alternativo per Steven è che i signori Sugar volevano chiamare la loro figlia Nora e non Rebecca. Con questo sono 155 curiosità. Ehi già! E beh, se ne avete altre proponetele pure nei commenti, potrei fare un altro video e aggiornarlo di nuovo. Ed ora passiamo alla cosa più importante di questo video. Spero che non abbiate già smesso di guardarlo perché questa cosa è davvero importante. Perché io in questo video dovrei salutare Gabriella, la nostra Lapis, Chiara, la nostra Ametista, Ciro, il nostro Lars, Rita, la nostra Rubino, e Adriano, Diamante Giallo, o Squarzo, o Diamante Rosa, scegli tu come farti chiamare, insomma. E pure Max, non dimentichiamocelo. Ma all'elenco dovrei aggiungere pure Gaia, Lorenzo, Paola, Nairio, Francesca, Federica, Agostino e l'altra Federica. No, non so quale delle due Federica sia Federica e quale sia l'altra Federica, contendetevela, picchiatevi e decidete chi è Federica e chi è l'altra Federica, ok? Quindi, di nuovo, ciao Max, ciao Adriano, ciao Rita, ciao Ciro, ciao Chiara, ciao Gabriella, ciao Gaia, ciao Lorenzo, ciao Paola, ciao Nairu, non so come ti chiami, figliuolo, o figliuola. Francesca, Federica, Agostino e l'altra Federica.